E oggi ragazzi, super recensione di questo stucco Agoplast o perlite che è adatto a umidità di risalita e salnitro. Sigla! Ganon! E bentornati ragazzi sul mio canale Gan On, un canale dedicato al mondo della casa. E oggi mi sono deciso a fare una recensione di questo stucco Agoplast o perlite, siccome tempo fa avevo realizzato un video su come risanare una parete ammalorata da umidità di risalita e di salnitro. E ho visto che ci sono stati tantissimi commenti in cui dicevano che non era il prodotto giusto, non era il prodotto adeguato, bisogna usare la calce e bla 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 bla. E oggi voglio recensirlo per dipanare qualsiasi dubbio. Premetto, io questo lo utilizzavo già prima di fare i video su YouTube, dato che la mia casa era messa malissimo, ma malissimo, ragazzi. C'era umidità di risalita e salnitro ovunque. Ho provato a usare questo prodotto e devo dire che mi sono trovato contento. Quindi, se una cosa funziona e ti piace, tenderai a utilizzare sempre quella cosa lì. Non sto qua a spiegare cos'è umidità di risalita e salnitro, ho già fatto altri video. Andate nel mio canale e cercateli, che sicuro troverete tanto materiale. E risolvere questo problema è davvero molto molto difficile, perché è una cosa che è esterna alla casa. Tendenzialmente non ci sono delle membrane o delle guaine che bloccano l'acqua, e quindi la muratura aspira l'acqua e per opera di batteri nitrificanti producono il salnitro. O si va a intervenire direttamente nelle fondamenta o comunque nella parete dove non c'è la guaina, o si tenta di sistemare la parete in qualche modo. E secondo me la soluzione più veloce ed efficace, anche a livello estetico, era risanare un muro ammalorato. Ovviamente non è una soluzione che sarà eterna. Questo stucco, vabbè, ti eviterà per 2-3 annetti. Poi dipende anche dalla gravità dell'umidità di risalita che avete in casa. Comunque, piuttosto che andare a prendere un intonaco o altri prodotti normali, io ho preferito andare su uno studiato apposta. Diamo un'occhiata più da vicino alle caratteristiche del prodotto. Allora, è Agoplast o perlite, stucco grigio, un grigio tendente allo scuro una volta posato, un pochino più chiaro una volta asciugato. Impermeabilizza con 3 mm di spessore per renderlo idrorepellente, quindi è resistente all'acqua. Giriamo lateralmente. Rapporto di ebollizione, quindi quanta acqua mettere per chilogrammo di prodotto, 0,5-0,25 litri al chilo. Tempo di lavorazione 30 minuti. Tempo di essiccazione rapido in funzione dello spessore, è carteggiabile. Consumo 1,2 kg al metro quadrato per millimetro. Temperatura di lavorazione dai 5 ai 30 gradi. E con questa confezione coprirete circa 4 metri quadrati al millimetro. Girandolo ancora vi fa vedere velocemente i modi d'uso, quindi pulire la superficie da stuccare, come diluire il prodotto, mescolarlo, applicare con frattone o spatola e poi pulire gli strumenti. Giriamolo ancora. Ragazzi, prestate la massima attenzione, prodotto molto traspirante per quelli che dicono che questa cosa qua che rende idrorepellente una parete non fa respirare la parete. Non è assolutamente vero, sono due cose diverse. Impermeabile ad acqua permanente con soli 3 mm di spessore, applicabile anche su supporti umidi, aderenza diretta senza punti di ancoraggio, ritiro non misurabile, facile da carteggiare, non libera alcali, verniciabile senza uso di primer, quindi non è che vi intossica l'ambiente in cui state, resistente agli ambienti marini e all'acqua salmastra. Qua fa vedere i possibili impieghi, quindi impermeabilizzare le facciate con soli 3 mm di spessore. Protezione e isolamento sotto l'incemento armato, riparazione di spigoli, rinnovamento e riparazione di intonaci e suoli industriali, risanamento di pareti intaccate da salnitro e umidità di risalita. Quindi, questo è il prodotto per tentare di far resistere una parete contro l'umidità di risalita. Ragazzi, c'è scritto, è fatto apposta. La mia opinione su questa? Beh, è molto positiva, però bisogna prendere alcuni accorgimenti. Qui c'è scritto che bisogna posare almeno 3 mm per rendere il prodotto idrorepellente, ma che comunque non è il nostro caso, perché a noi ci interessa la proprietà di resistenza al salnitro. Però ho notato su diversi muri che ho fatto che una sola mano non basta, e qui non viene specificato. Io ho fatto davvero parecchi test. Uno, ho portato praticamente il muro al mattone e ho dato 2-3 mani di questo stucco, e l'ho fatto nel 2019-2020 e tutt'oggi sta tenendo perfettamente. Siamo nel 2024, quindi 4 anni portate benissimo, e partivo da una situazione davvero disastrosa.
C'era tutto l'intonaco, tutto sgretolato, tutto scrostato, tutta la parete era gialla, ma ragazzi, uno schifo. Ho dato due o tre mani di questa e ha tenuto benissimo. Poi ho fatto un altro tentativo, ho provato a dare una sola mano grattando via le parti non salde su un altro muro, le parti non salde di intonaco, quello che praticamente era esploso. Qui ha tenuto un po' meno, devo dire, ha tenuto solo un annetto e mezzo, ma con una sola mano. Poi ho fatto un altro tentativo, eliminando comunque le parti non salde del muro, dell'intonaco, e dando due mani più quella di finitura di questo stucco. E ha tenuto 2 annetti e mezzo. Tenuto nel senso quanto ha resistito. Ovviamente se avete continuamente umidità di risalita e non bloccate la causa principale, prima o poi il problema ritornerà. È solo questione di tempo e della gravità di umidità che avete. E molti mi hanno criticato che questa soluzione non è quella giusta, non è quella ottimale e bisognerebbe andare a rifare intercapedini. Sì, vabbè, grazie. A parte che non costa poco perché si dovrebbero andare a spendere migliaia di euro. E poi cosa fate nel frattempo? Lasciate il muro così? Tanto vale prima ripristinarlo con un prodotto adeguato, tipo questo, e dopo magari pensare a una soluzione definitiva. Cosa che comunque non farete perché la soluzione definitiva è troppo rischiosa e costa un sacco. L'ho trovato facilmente carteggiabile, non proprio benissimo, però neanche male rispetto ad altri intonaci. E ha anche una buonissima resa, però ecco, considerando che il formato diciamo principale è questo qua da 5 kg. Però se dovete dare almeno 2-3 mani di stucco su una porzione abbastanza grande, questo non basta. E consiglierei di andare su un formato un pochino più grande. Ovviamente, ragazzi, al suo costo, non è una cosa comune, diciamo, di uso comune. Se volete darci un occhio, vi lascio il link in descrizione. Io l'ho preso direttamente da Amazon, ma di sicuro comunque ci sono altri rifornitori come Ramerlen, Brick OK, bla 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 bla, che lo vendono sugli scaffali. Leggendo questo particolare trafiletto, vedrete che c'è scritto che è un prodotto molto traspirante, però è anche idrorepellente. Cosa? Questo è stato il commento che in tantissimi mi hanno scritto. Ragazzi, sono due cose diverse, idrorepellente e traspirante. Stucchi del genere favoriscono la traspirabilità dell'acqua in stato di vapore, mentre nello stato liquido creano una barriera. Purtroppo questo prodotto ha anche dei difetti, non è applicabile direttamente sul gesso. Non riesce ad aderire bene e io francamente non la rischierei. Dato che in tantissimi me l'hanno chiesto, la confezione è questa qua, che adesso è verde. Io nei video passati ho utilizzato, vediamo se sono ancora qua, questa ormai è una confezione vecchissima, però vabbè, il nome è sempre uguale. Acquaplast o perlite stucco. Quindi, in definitiva, lo consiglio oppure no? Io mi sento di dire sì, assolutamente. Anche perché lo utilizzo ancora prima di fare lo YouTuber e ho avuto modo anche di vedere negli anni come si è comportato su diverse applicazioni. Ha molteplici usi per rendere idrorepellente una parete, è resistente agli ambienti marini, è resistente al cialnitro e all'umidità di risalita, rende idrorepellente il supporto dove è applicato, aderenza diretta senza punti di ancoraggio. Ed è molto traspirante, quindi, cioè, ragazzi, cosa volete? Che produca anche oro? Ma diciamo che, anche dato il costo, è studiato principalmente per il salnitro e per l'umidità di risalita. Comunque, se volete avere più informazioni sulla scheda tecnica, vi lascio il link in descrizione e anche nei commenti. In definitiva, penso che per risolvere il problema di umidità di risalita bisogna fare un altro tipo di intervento molto più invasivo, toccare fondamenta, vespaio e guaine. Ma siccome sono opere molto costose, molto impegnative e si vuole risolvere il problema in modo temporaneo, io andrei direttamente su questo stucco ed eviterei anche l'uso del gel o quei dispositivi elettronici che dicono che fermano l'umidità di risalita, anche perché costano un sacco e andando a spulciare un po' nel web ci sono comunque dei paletti importanti ma che ovviamente non vengono comunicati. Invece se posate questo stucco, oh, è lì da vedere, funziona? Ottimo. Andrà avanti finché andrà avanti. Avete un sacco di umidità di risalita? Va bene, vi terrà per 2 anni. Dopo 2 anni rifarete ancora il lavoro. Con questo è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!